Ed eccoci qua ragazzi, bentornati sul mio canale per questo nuovo video. Oggi andiamo a parlare dei difensori, degli otto difensori della nostra fantasquadra qui sul mio canale di Burchiano92. Però prima di partire con questo nuovissimo video vi invito ad iscrivervi al canale qualora non l'avreste ancora fatto e attivare la campanellina per rimanere informati. Se attivate la campana vi arriveranno contenuti freschi aggiornati per tutta la settimana. Ciao a tutti ragazzi, allora oggi parliamo di difensori. Qual è lo stake che io mi metto a disposizione sui difensori, sempre sui 500 fantacrediti, come abbiamo detto nello scorso video sui portieri? Allora, sui portieri, ricapitolando, era massimo circa il 10-12%. Se proprio ci vogliamo concedere di prendere tre portieri titolari, possiamo spendere circa il 15% dei nostri fantacrediti, ma sul 10% penso che ci rientrate grossolanamente. Sui difensori il discorso da fare è un po' diverso. Allora, qui bisogna capire bene qual è il discorso dei fuori ruolo. Allora, io di solito mi prendo circa 2-3 difensori centrali e 5 terzini. Perché faccio questo ragionamento? Allora, voi potrete prendere anche 4 e 4, però io cerco di prendere 3 difensori centrali e 5 terzini, perché comunque, allora, cerco di prendere un difensore centrale di una big, ad esempio De Vrij. Poi cerco di prendere magari un difensore centrale di una squadra di media classifica e un difensore centrale di una squadra piccola, che però è sempre titolare, che ti garantisce quella titolarità in caso di bisogno, serve che comunque c'hai quegli altri due infortunati o squalificati magari, e devi prenderti un difensore di una squadra piccola che sia sempre titolare. Stai attenti anche alla difesa, come è andata la scorsa stagione, e alle ammunizioni che prendono i difensori, ai gol subiti della squadra della stagione precedente. Vedete se la squadra si è rinforzata sul calciomercato, perché i cartellini portano via tanti punti, ragazzi. Però cercate sempre di prendere un difensore centrale di una big, un difensore centrale di una media e un difensore centrale di una piccola, in modo da avere comunque sempre la titolarità. Poi vedete anche se sono forti di testa i difensori. Se sono forti di testa possono garantirvi comunque un determinato numero di gol sulle palle inattive. Poi sul discorso dei terzini, sui fuori ruolo, perché prenderne 5? Perché se riuscite a prendere 5 terzini, ad esempio come magari è un discorso di Gosens e Atebor nell'Atalanta, che sono comunque magari dei difensori, ora non so quale sarà il listone quest'anno e dove saranno schierati questi giocatori, ma se sono dei difensori che magari giocano in un 3-5-2 a centrocampo, vi garantiscono quel numero di gol e di assist che vi fanno sicuramente comodo. Poi fate caso anche se tirano magari punizioni o magari anche calci d'angolo, anche questo è un discorso sui bonus per avere dei punti in più, quindi state attenti a questo discorso qui. Il budget che io di solito vado ad investire sul pacchetto difensivo è di circa del 25%, perché comunque tenendo conto di un 25% su 500 fantacrediti è circa quei 125-130 fantacrediti, fantamilioni, che ti fai una vera e propria difesa forte. Io sono uno che tende a rinforzarsi in modo comunque equivalente e ben proporzionato in tutti i ruoli del campo. C'è chi magari mi dirà che sul ruolo del portiere può spendere meno e sul ruolo del difensore ancora meno, magari di spendere quel 7-8% sul portiere e quei 20-22% sui difensori, ma io mi tengo, ragazzi, equilibrato in tutta la rosa, quindi 10% sui portieri, circa il 25% sui vostri difensori, così avrete anche un numero di gol e di assist a sufficienza per supportare gli altri reparti qualora ci fossero delle insufficienze a centrocampo e in attacco. Parleremo sicuramente dei centrocampisti, degli attaccanti, quali sono i budget da investire e i giocatori da prendere anche per i centrocampisti e gli attaccanti, però teniamoci su un 25% di fantacrediti su 500, quindi circa 125 fantacrediti. Ricapitolando, 3 difensori centrali, uno di una big, uno di una media e uno di una piccola, e cerchiamo di prendere i difensori, i terzini fuori ruolo più possibile. Poi qui, ragazzi, se prendete i terzini per esempio dell'Atalanta che gioca sulle fasce, o quelli dell'Inter che magari sono considerati difensori e giocano in un 3-5-2, tanto meglio, perché sono sempre schierati centrocampisti.
fate molta attenzione ai fuori ruolo e ai moduli che utilizzano le squadre, perché se una squadra utilizza un 3-5-2 invece che magari un 4-3-3, i terzini del 3-5-2 sono di fatto dei centrocampisti, e qui vi possono garantire dei bonus molto molto positivi per la vostra squadra. Quindi dal discorso dei difensori è tutto, ci vediamo nel prossimo video dove tratteremo i centrocampisti. Io vi ringrazio per il supporto, per la collaborazione, ditemi qui sotto qual è il vostro stake che voi investite per tutti i vostri difensori della vostra squadra. Siete d'accordo con la mia ideologia di mantenere uno stake equilibrato per tutti i ruoli del campo e di non dare troppa prevalenza all'attacco rispetto agli altri ruoli? Chiaramente, ragazzi, quando andremo a parlare dell'attacco, un po' più di fantacrediti lì ci vanno dedicati, ma non possiamo fare una squadra qui al fantacalcio che sia di 6 attaccanti forti e tutta la squadra il resto che sia una squadra di pippe, perché sennò, ragazzi, anche qui il fantacalcio non si vince. Quindi l'idea mia: equilibrio, moderazione, bisogna fare delle scelte intelligenti e mirate per poter fare una squadra completa su tutti i ruoli. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale perché per me è molto molto importante e per voi, che non vi si prenderà sicuramente a male. Ci vediamo in un prossimo video, iscrivetevi a questo canale perché sennò vi si prende veramente a male. Shabalala a tutti!